Vedo che è arrivato a trovarci il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che in questi giorni, credo, conoscendolo, che più che concentrato sul Quirinale è concentratissimo sul Natale che deve far passare la sua città, quindi penso che sarà stamattina attendendo le notizie alla cabina di regia con una certa ansia. Però io la devo tenere un momento sul Quirinale, poi ci arriviamo naturalmente alla cabina di regia e quello che sta accadendo, che poi riguarda tutti noi. Ma è più d'accordo con Calenda o con Renzi su questa analisi, no? Perché insomma va eletto assolutamente questo presidente con la maggioranza allargata di questo governo, una sine qua non, per non far avere il rischio che ci sia la Calenda prima che caschi tutto? Intanto saluto Carlo, che è un amico che stimo molto. Io devo dire che l'analisi di Calenda è molto chiara e anche molto logica. Diciamo che arrivo ad un punto di caduta un po' diverso dal suo e provo a spiegarmi rapidamente. Allora, siamo d'accordo che in questa situazione, con i contagi che aumentano, il dato qui a Firenze è che abbiamo superato il 50% di variante di contagi con variante Omicron, per dire. Omicron. E che quindi ci aspetta un gennaio-febbraio complicatissimo. Siamo d'accordo che quindi dobbiamo avere stabilità di governo, dobbiamo gestire tutta la questione del PNRR. Siamo d'accordo che la legislatura non si può trattare come una fisarmonica da chiudere e aprire. Siamo d'accordo che ci vuole un Presidente della Repubblica autorevole, forte e votato da una larga maggioranza. Ecco, se siamo d'accordo su tutto questo, è vero, come dice Carlo, che non è facile trovare un'alternativa a Draghi che possa garantire questa continuità di governo in questo momento. Ma è anche vero che non è facile oggi trovare un'alternativa a Draghi a capo dello Stato. Cioè, siamo in una situazione che è molto complessa e che si può solo affrontare in modo ordinato e con una strategia chiara. Cioè, non possiamo solo occuparci di un pezzo, ma dobbiamo guardare a tutto. Scusi, Nardella, ma perché ieri il PD era contrariato? Adesso ci sono tanti retroscena, però insomma io penso che c'è stato un po' una forma di spiazzamento rispetto alle parole di Draghi di ieri, no? Anche nel suo partito, che certamente è un partito fermamente, diciamo, draghista, draghiano, non so come dire. Ma non, io non so sinceramente se il mio partito sia rimasto spiazzato. Ho visto qualche commento. Su una cosa sono d'accordo: noi dobbiamo giocare a tutto campo, dobbiamo cominciare già ora a ragionare e la classe politica italiana si gioca la sua credibilità, ma davanti a tutti, stavolta nessuno si può chiamare fuori, perché siamo in una situazione complicatissima, delicatissima, con una crescita economica tutta da costruire e con una situazione sanitaria emergenziale. Quindi ha ragione anche Carlo quando dice che la questione va affrontata, e va affrontata sapendo che le strade sono due, non ci sono vie di mezzo. Cioè, e poi c'è un altro punto su cui concordo: questo Parlamento purtroppo è molto frammentato, c'è un gruppo misto gigantesco, ci sono gruppi parlamentari molto divisi, quindi dobiamo allora, anche stare attenti. Allora, fermiamoci un attimo su questo punto, Nardella, perché il